Tutti, oggi facciamo un video su Minecraft della Nintendo insieme ad Alice e Aurora. Ciao! Cosa ci fate vedere? Le case. Allora, quindi in che modalità giocate? In creativa. Modalità creativa, quindi oggi vedremo come si costruisce una casa su Minecraft. Dai! Devi spiegare però, crea un nuovo mondo, sì. Modalità creativa, difficoltà quella che volete, mettiamo normale. Possiamo scegliere un seme in questo caso, molto spesso. Un seme a che serve? Ti progetta il mondo. Quindi adesso cosa facciamo? Creiamo il mondo. Allora, stiamo creando questo nuovo mondo. Ci dice infatti generazione del mondo, ok? Per caricarsi. E una volta caricato, vediamo. Okay, Ecco qui, eccoci nel nuovo mondo. Iniziamo a creare. Aspetta, fammi esplorare la zona. Ok, esplora. Praticamente tutta vuota. Bella. Allora, un posto buono per costruire. Questo mi sembra abbastanza buono per fare una casa abbastanza piccola. Ok, dove costruisci? Qui? Questa è una buona zona perché è abbastanza pianeggiante. Ok. Allora, che blocchi prendiamo? Devi prendere dei blocchi per fare questa casa? Sì. Allora. Hai diversi materiali da scegliere, molti giusto? Materiali. Sì, ho tantissimi materiali qui e qui, ma soprattutto qua. Usiamo il legno di betulla, molto bello, e anche probabilmente ci servirà un po' di mattoni. Ah, quindi prendi due tipi di materiali e sì. Si aggiungono in basso. Sì. Allora, cominciamo con una casa semplice. Sì. Mettiamo i primi blocchi. Sono infiniti i blocchi? In creativa sì. Ok. Quindi disponi i blocchi come ti pare. Per il perimetro della casa. Ok, le finestre come si creano? Dopo? Dopo. Facciamo questo perimetro. Spero un po' di più. Però per non far entrare gli animali si devono fare più strati, se no entrano dentro casa tua. Certo, vabbè, è una casa, deve essere con le mura alte, no? Abbiamo finito a fare i vari strati di muro e creiamo il tetto della casa. I comandi, come potete vedere, sono in basso a destra. Adesso creiamo un'altra striscia del materiale con cui vogliamo fare il tetto. In questo caso ho scelto un legno. Ok. Abbiamo finito il primo strato del tetto. Adesso apriamo l'inventario e prendiamo le scale dello stesso legno di cui abbiamo fatto il tetto, comunque quel materiale. Betulla, ok. E li collochiamo qui attorno allo strato di legno. Ah, per fare tipo gli spioventi, insomma. Sì. Questa è storta, come Ogni vedi? tanto si collocano storte. Ah, basta distruggerla e rimetterla. Sì. Ora? Adesso facciamo un altro strato. Sempre con le scale. Adesso continuiamo aggiungendo un blocco di altezza a ogni strato. Una volta completato il tetto, possiamo passare alle porte e alle finestre. Quindi prendiamo le porte di betulla, in questo caso, e le finestre delle lastre di vetro, in pratica? Sì. Ok. Ora va avanti Alice. Allora, Ci fa vedere dove posizionare le finestre. le posizioniamo al terzo piano e facciamo un buco.
Ok, quindi prima si fa un buco, poi? E si mette la lastra di vetro. Ok. E così si è formata una finestra. Poi la possiamo continuare a fare in ogni punto. Ora su questo lato Alice ci farà vedere come creare una porta. Quindi distruggi il muro della larghezza necessaria, giusto? Sì, di due o di quanto vogliamo. Ok, però quindi posso creare porte più o meno grandi? Sì. Ok. Poi si colloca una porta e un'altra. Ah, quindi già fatto. Sì, e così si forma un portone. Perfetto. Ora creiamo invece il giardino. Prendiamo i materiali, quindi recinzioni. Sì, che servono per gli animali. Per gli animali, ok. Allora, io ho preso questo. Di rovere? Hai preso recinzione di rovere? Sì. Ok, e posizioniamo dove vogliamo questa recinzione. La possiamo fare grande quanto vogliamo. Quindi più o meno lo stesso metodo dei muri. Sì. Ok. Ora Alice ci fa vedere come posizionare gli animali all'interno del recinto. Allora, andiamo? Sulle uova delle creature. Ok. Si sceglie l'animale. Ah, c'è cioè un uovo per ogni animale. Sì. Pollo, mucca, ok? E lo posizioniamo, giusto? Sì. Ah, e nasce l'animale. Carino. Ah, puoi mettere tutte le uova che vuoi, tra virgolette. Sì. Maiali, mucche. Ora che abbiamo posizionato gli animali, Aurora ci fa vedere come addomesticarli. E anche farli riprodurre, perché comunque possono nascere nuovi piccoli. Ah, carino. Allora, andiamo su. Andiamo nell'inventario, togliamo le uova che non ci servono più. E prendiamo le colture. Prendiamo il grano e una carota d'oro, non mi ricordo se servono. Quindi prendiamo delle piante, insomma. Sì, allora, il grano e una carota d'oro. Ok. Allora, per la pecora serve il grano, ne sfamiamo una e vediamo che compaiono dei cuoricini. Allora ne sfamiamo un'altra. Quindi clicchi sopra la pecora per dargli il grano. E nascerà un piccolino. Oh, carino, è nato una piccola pecorella. Stessa cosa per le mucche. Per i maiali prendiamo una patata. Ok. E gliela diamo da mangiare come abbiamo fatto prima. E nascerà un piccolo. Prendiamo quindi l'uovo di lupo. E lo piantiamo preferibilmente lontano dalle pecore. Ci credo, altrimenti se le mangia tutte. E poi prendiamo un osso. E lo addomestichiamo. Ah. Diventa come una specie di cane. Perfetto. E l'animale che ha ucciso invece che cosa ha creato? Carne e latte? Carne ovina e della lana. Ah, lana. Ok. Aurora ha creato un secondo lupo e lo ha addomesticato per farci vedere come si riproducono. Allora, gli diamo da mangiare della carne ovina a entrambi. E adesso dovrebbe nascere un piccolo. Quanti cuori? Sopra quanto? Ecco. Ecco un piccolino! Possiamo sfamarlo e farlo crescere sempre con della carne ovina. E comincerà a crescere. Mamma mia, crescita super rapida! Ora Alice termina il video facendoci vedere come si costruisce una casa sull'albero. Allora, prendiamo il legno di abete o il legno che possiamo decidere noi. Poi le foglie, quella di giungla io prendo. E si posiziona. Costruisci prima l'albero? Sì. Che lo possiamo fare tanto alto. Ora posizioni le foglie. Sì. Per creare una specie di albero. Sì. Ora si fanno gli strati. Come hai fatto per la, come avete fatto per la casa per formare questo finto albero. Sì. Quindi fate degli strati sopra per creare le fronde.
Ora dal basso crea dei buchi per poter entrare, perché la casa non è sull'albero ma nell'albero, quindi all'interno. Sì. Ok. E ora si prendono le scale per salire. Si posizionano le scale. Così. Attaccate al tronco. Ok. E ora proviamo a metterci un letto. Quindi arrediamo l'interno dell'albero. Per posizionare il letto all'interno dell'albero bisogna creare un tronco di almeno 4 pezzi. Ok, ora posizionato un letto matrimoniale all'interno della casa. E adesso si può, solo sulle foglie, si può collocare solo una cosa, mi sembra, le casse. Ok. Le potete fare. Quindi puoi fare un baule. Sì. Un baule grande. E qui un baule piccolo. Ok. E questa è la casa nell'albero finita. All'interno della casa possiamo decorarla con dei quadri. Ci sono di diverse dimensioni adatti a ogni angolo. Siamo scesi dalla casa e abbiamo visto che sta piovendo. Magari rinfrescasse anche da noi, ma purtroppo non è così. Ok, quindi per il momento è tutto per Minecraft. La prossima volta vedremo invece il gioco in modalità sopravvivenza, quindi come funziona e cosa si deve fare. Per il momento è tutto, ricordate di iscrivervi al canale per vedere altri video di questa tipologia, lasciateci un like, fateci compagnia e seguiteci anche su Instagram. Per il momento è tutto, alla prossima, ciao da me e da Alice e da Aurora. Ciao! Ciao.